principe, già mi sento un'indigestione qui. Permesso? Che ne dici di fare colazione con le ciambelle di cettina? Mm? Magari, sì. Ti disturbo? No, stavo riordinando le cartelle dei miei pazienti perché vorrei restituirgliele, che a me non mi servono più. Come mai stai cliccando sull'ospedale di Milano? Perché? Non lo so, stavo riflettendo sull'idea di magari tornare su, ammesso che mi riprendano, che non è detto. Torni a Milano? Io sono venuto qui a Roma per te. E diciamo che adesso le cose non vanno così bene tra di noi, per cui anche starmene nella casetta da solo, stanno chiudendo l'ASL. Roma non è più un posto così bello come prima. Certo. Però, insomma, se non mettiamo su... No, a meno che... A meno che cosa? Non lo so, almeno che non trovi un buon lavoro a Roma. Lo sai, io speravo tantissimo che mi dicessi un'altra cosa. Tantissimo. Scusa, non ho il diritto di parlarti così. Chi non ho il diritto, chi no. Chi l'ha detto? E che saperti lontano da qui mi... Ma io non me ne vado, non mi allontano neanche di mezzo metro se non vuoi, neanche di... Io rimango con te. No, non va bene così, no. Non c'è niente di grave, niente? No, tu devi pensare alla vita tua, alle cose tue, non va bene. Che adesso cambi sarà per una mia debolezza. Non va bene. Non è successo niente di grave, però. Va bene? È un problema mio, però, ok? Sì. Ciao.